Benvenuto, eccoci qua, ritrovate un nuovo video sull'acquariologia. Oggi parliamo della qualità dell'acqua e come allevare i nostri pesci e le nostre piante vere all'interno della nostra vasca e perché usare un'acqua particolare, ovvero l'acqua osmotica. Più clienti vengono qui al negozio interessati all'acquariologia e chiedono: libera ma l'acqua di rubinetto va bene? Libera ma è vero che si mette l'acqua del supermercato, quella demineralizzata? Libera ma perché si deve usare l'acqua osmotica? Allora, in questo video parleremo di tutto. Se è la prima volta che ti approcci in un mio video, mi presento, sono Libera e insieme a Vincenzo a Monte di Procida in via Roma 25 abbiamo un negozio dove ci occupiamo anche dell'acquariologia naturale di acqua dolce. Io in particolare sono un'appassionata. Allora parliamo dell'acqua osmotica. Perché è importante l'utilizzo dell'acqua osmotica nella nostra vasca? Come si forma quest'acqua osmotica? Che cos'è un impianto di osmosi? Partiamo prima dalla base principale. Sappiamo che pesci e piante acquatiche per sopravvivere hanno bisogno di una buona qualità dell'acqua. Quindi questa buona qualità dell'acqua da cosa è data? La buona qualità dell'acqua è data da diversi fattori che troviamo e da diversi valori che l'acqua è composta. In Italia diciamo che nella maggior parte di alcuni comuni, come questo del Monte di Procida, abbiamo una durezza dell'acqua molto elevata e quindi ciò non ci permette di poter allevare pesci particolari con solo acqua di rubinetto, e quindi consiglio o di spezzarla o di usare acqua osmotica e poi integrarla con sali. Ma parliamo dell'acqua osmotica. Che cos'è? In pratica l'acqua osmotica è un'acqua priva di sali. Ho fatto un piccolo schemetto che dopo illustrerò e ti spiego velocemente che significa priva di sali. L'acqua del rubinetto, l'acqua della nostra rete idrica, può presentare all'interno dei pesticidi che vengono utilizzati per poterla far sì che noi esseri umani possiamo utilizzarla. E questi pesticidi possono provocare danni all'interno della vasca. Oppure possiamo trovare una quantità esagerata di nitrati che, secondo il nostro biotopo che vogliamo ricreare, non vanno bene. Quindi cosa si fa? Si va in un negozio specializzato di acquari, quindi acquariologia, e si acquista l'acqua di osmosi, l'acqua osmotica. Libera, ma io mi trovo al supermercato, mi piglio la latta dell'acqua demineralizzata, va bene? Assolutamente no, perché quell'acqua è per il ferro da stiro, è per la batteria dell'acqua, ma non va bene per l'uso dei pesci. E più avanti ti spiego il perché. Allora, innanzitutto iniziamo a parlare che cos'è un impianto di osmosi, da cosa è costituito. Questo è l'impianto di osmosi, non è altro che un apparecchio che è costituito da una membrana semi-impermeabile, che sarebbe questa, e due prefiltri, uno a sedimenti e uno a carbone, che questo apparecchio collegato alla rete idrica di casa è in grado di produrre l'acqua completamente senza minerali al suo interno. Ho fatto un piccolo schemetto come viene collegato. Questo è il nostro rubinetto di casa. In pratica l'acqua arriva nella cartuccia dei sedimenti, quindi facciamolo vedere anche dal vivo. Qui viene collegato con la rete, dalla rete idrica. L'acqua arriva attraverso i sedimenti, poi viene collegato al carbone, alla cartuccia del carbone. Il carbone inizia anch'esso a lavorare l'acqua che diciamo è contaminata, arriva all'interno della membrana che tratterrà tutte le particelle contaminate e poi l'acqua uscirà da qui e avremo
sia l'acqua buona e sia l'acqua di scarto. Quella di scarto è l'acqua che andremo a buttare, però se abbiamo la possibilità di irrigare le piante, di pure fare qualche lavoro domestico in casa, lavare a terra, lavare i piatti, è sempre bene non sprecarla. Allora, questo è lo schemetto che stavo dicendo. Quindi, tornando, come è facile da mettere questo apparecchio alla rete idrica? È semplicissimo, basta avere sempre un rubinetto tipo quello della lavatrice, perché quello è l'aggancio perfetto. Ma come funziona? Funziona con una pressione, quindi l'acqua che arriverà all'interno del nostro impianto avrà una certa pressione. La pressione minima è di 3 bar, quella massima è di 8 bar. Ma che significa? Allora, significa, se io sto a piani alti, facciamo finta che sto al terzo piano di un palazzo e già so che la pressione della mia rete idrica è molto lenta, quindi quando apro il rubinetto di casa inizio a vedere che l'acqua scende a filo piano piano, significa che la pressione per arrivare all'interno di questo impianto è molto bassa. Quindi cosa possiamo fare? Consiglio quello di installare a monte un impianto pompa per aumentare la pressione. Le cartucce che lavorano, quindi quella di sedimenti e quella di carbone, ogni 4-6 mesi vanno cambiate. Questo è perché per salvaguardare la membrana che poi a lungo andare si usura con il calcare. La membrana, se è di buona qualità, dura anche anni. Libera, ma tu hai parlato di acqua contaminata. Cos'è quest'acqua contaminata? Ecco qua, qui ho fatto un altro schemetto dell'osmosi inversa. Questa è l'acqua di rubinetto, questa è l'acqua, come vedi queste particelle rosse per farti capire che l'acqua piena di sali possiamo trovare all'interno, KH, GH, nitrati, pesticidi molto alti. E quindi cosa succede? Che attraverso i sedimenti ritorna al carbone, passa per la membrana e la membrana trattiene tutte queste particelle grandi fino ad arrivare a una membrana, a un'acqua depurata e quindi povera di sali. Ma va bene quest'acqua depurata, totalmente depurata? Un acquario di 60 litri, metto tutti questi 60 litri di osmosi. Attenzione, come noi persone che abbiamo bisogno di sali per la nostra vita, anche i pesci e le piante hanno bisogno di sali. Quindi un'acqua totalmente depurata non va bene. Quindi bisogna spezzarla con l'acqua di rubinetto oppure integrarla con i sali. Come faccio a capire quanti sali devo mettere? Bisogna fare un'analisi e questo viene chiamato test della conduttività. Quindi dobbiamo prendere un conducimetro e dobbiamo vedere i microsiemens che noi abbiamo in acqua. Se non abbiamo questo conducimetro, basterà fare un'analisi di KH, GH e nitrati. Quindi, in breve, ti ho ricapitolando cos'è l'impianto di osmosi: un apparecchietto che viene messo sotto la rete idrica, sotto al rubinetto di casa, che attraverso due filtri, perché questo è a 3 elementi, ma esistono anche quelli a 4 elementi che hanno una cartuccia in più e quella è una cartuccia antifosfati e antisilicati. Attraverso queste due cartucce di deburra l'acqua, la fa arrivare all'interno della membrana e poi c'è la doppia uscita per l'acqua di scarto e l'acqua che noi metteremo in una tanica che utilizzeremo per il nostro acquario. Questo è tutto, se è piaciuto questo video metti un like e se hai domande da fare puoi scrivere al di sotto di questo video.